L'inizio di una serie di feste che si continua fino a sabato, così le letture non saranno progressive, saranno prese da qua e là. E la prima lettura di stamattina è presa dalla prima lettera di San Paolo ai Corinzi e parla di una sapienza che non è la sapienza di questo mondo. Si deve ricordare che prima di entrare in Corinto, Paolo ha predicato il suo carisma ad Atene, è entrato nell'Areopaga e ha predicato in un modo che piaceva ai filosofi greci. Infatti ha parlato con tanti concetti che gli stoici potevano accettare, per esempio che c'è solo un Dio nel mondo, che Dio è invisibile, che non si può raffigurarlo con gli idoli e che tutta l'umanità è una famiglia, un corpo. Questo era accettabile, però poi Paolo ha cominciato a parlare della risurrezione e i greci non potevano accettarlo. Per loro il corpo era la prigione dell'anima e tutta la vita si cercava di liberare l'anima da questa prigione. Perché si vorrebbe tornare alla prigione dopo la morte? Non aveva senso per loro. E così quando Paolo è entrato a Corinto, ha predicato non con la sapienza del mondo, ma con la sapienza della croce. Era una sapienza controculturale nel tempo di Paolo e ancora oggi. Infatti oggi gli uomini vogliono vivere una vita che è comoda, che ha le sue gratificazioni immediate. Non vogliono sentire della sofferenza. Però per noi frati, fratelli della penitenza, la sofferenza e la croce è il culmine della nostra chiamata. Questo è perché ogni mattina, quando noi ci vestiamo, ci indossiamo una tonaca che è formata nella forma della croce. Io sono stato un assistente già da 8 anni e ci sono stati momenti di grande gioia e soddisfazione. Però per me i momenti più importanti non erano quelli. Erano i momenti in cui il Signore mi ha invitato di portare la croce. O la mia propria croce, o di assistere un confratello di portare la sua. Erano momenti in cui dovevo dimenticare per un po' Giude e aprire il cuore a una misura che non pensavo di essere possibile, di dare il mio tutto e poi di dare un po' di più. L'incarico di autorità oggi non è facile. Infatti è un'esperienza dolce e amara, ma non è vero che tutto l'amore è dolce e amaro? E dove ci porterà questo? Dove occhio non vide e orecchio non udì e non è entrato nel cuore dell'uomo, dove Dio ci aspetta per abbracciarci con il suo amore. Today we celebrate the Feast of St. Dominic. It's the beginning of a series of feasts that we'll celebrate all the way through Saturday. So the readings aren't progressive, they're taken from here and there. And the first reading this morning is taken from Paul's first letter to the Corinthians. In this letter, he preaches with the wisdom that is not the wisdom of this world. We have to remember that just before he came to Corinth, he had been in Athens, and in Athens he entered the Areopagus, where he spoke to the people gathered, especially the philosophers. And the message that he gave, his kerygma, was very pleasing to a lot of those philosophers. They were ideas that the Stoics could agree with, ideas such as the idea that there's only one God, who's invisible, who is not, cannot be found in the idols of the city, and that we're all part of one human family, one body. Those ideas the philosophers could accept. But
But then Paul arrived at the idea of the resurrection of the dead, and that they could not accept. Because remember, for Greeks, the body was the prison of the soul. And we spent our entire life trying to liberate our soul from this body. So why would one want to return to the body once one had died? Didn't make sense. So when Paul arrived in Corinth, instead of preaching with the wisdom of the world, he preached with the wisdom of the cross. Now that idea was countercultural in his days, but let's face it, it's still countercultural today. People want to be comfortable. They want to have their instantaneous gratification. They don't want to hear about suffering. But we, friars, we are brothers of penance. And suffering and the cross is the culmination of our call. That's why every morning when we put on our habit, we're putting on a garment that is made in the form of a cross. I've been an assistant now for 8 years. And in these 8 years, I've had moments of incredible joy and fulfillment. But the most important moments for me have been when the Lord invited me to carry the cross, whether it be my own cross or the cross of one of my confreres. Those are moments in which I was able to forget Jude and open my heart to a measure that I didn't think was possible. Those are moments in which I gave my all and somehow found a little more to give. It's not easy having the responsibility of authority today. In fact, it's a bittersweet experience. But isn't love always bittersweet? And where will all of this lead us? Where eye is not seen, and ear is not heard, and it is not entered into the hearts of men. It will lead us to where God is awaiting us to embrace us with his love.